cari amici del Volto del Ring, benvenuti in questo nuovissimo video, sempre a tema collezioni WWE. Oggi vi mostrerò tutta la mia collezione personalissima di riviste, appunto, WWE. Partiamo subito da questa, WrestleMania Photo Collection, volume 2. Poi qua passiamo a Wrestling Power, Michele Posa e Luca Franchini presentano. Guardate un po' che tempi, ragazzi. Volume 2, Wrestling Power. Volume 3. Poi, volume 7, purtroppo alcuni numeri mi mancano. Poi, Raw Magazine. Numero 1. Raw Magazine, numero 2. Raw Magazine, numero 3. Raw Magazine, numero 4. Poi, Raw Magazine, numero 5. Raw Magazine numero 6. Raw Magazine numero 7. Raw Magazine numero 9. Purtroppo l'8 mi manca. SmackDown Magazine numero 1. SmackDown Magazine numero 2. SmackDown Magazine, numero 3. SmackDown Magazine, numero 5. SmackDown Magazine, numero 6. SmackDown Magazine, numero 7. Aspettate un attimo perché questo primo blocco è finito. E adesso andrò a mostrarvi, un attimo di pazienza, tutto il blocco delle riviste, tutto Wrestling Magazine. Un attimo che sono pesanti. Eccoci qua. Pesano una tonnellata, purtroppo, ne ho tantissime. Eccoci qua. Tutto Wrestling Magazine, numero 1. Poi, tutto Wrestling Magazine, numero 2. Tutto Wrestling Magazine, numero 3. Poi, numero 4. Numero 5. Qua siamo nell'annata 2005 per la precisione. Numero 6. Numero 7 di dicembre 2005, quindi chiudiamo l'annata 2005. E poi passiamo al numero 1, gennaio 2006. Numero 2, febbraio 2006. Numero 3, marzo 2006. Numero 4, aprile 2006. Poi, numero, scusate qua, ho sbagliato, numero 5. Poi abbiamo il numero 6 di giugno 2006. Poi numero 7 luglio 2006. Numero 8 agosto
2006. Poi numero 9, settembre 2006. Poi numero 11, novembre 2006. Questo è anche bello pesante perché ha ancora un po' sera al suo interno. Poi numero 12, dicembre 2006. Poi abbiamo 2006, un anno di wrestling. Una rivista in formato XXL, sono tutte le classifiche con i migliori wrestler maschili e femminili, i migliori match dell'annata 2006, veramente bello. Adesso saltiamo, o meglio, passiamo all'annata 2007, numero 1, gennaio. Numero 2, febbraio 2007. Numero 3, marzo 2007. Numero 4, aprile 2007. Anche questa è bella pesante, ancora il poster dentro. Poi, numero 5, maggio 2007. Purtroppo qualche numero all'epoca non lo comprai perché non era facile in un certo periodo. C'è stato un periodo in cui non tutte le edicole distribuivano correttamente le riviste mese per mese, quindi qualcuna me la sono persa, purtroppo. Non di certo per colpa mia. Anno 3, numero 8, agosto 2007. Numero 9, settembre 2007. Anche questa è bella pesante, ancora qualche poster all'interno. Numero 10, ottobre 2007, guardate. Poi, numero 11, novembre 2007. Numero 12, dicembre 2007. Poi passiamo al numero 5 di maggio 2008. Poi, per finire, ah no, sì, è l'ultimo. Numero 9, settembre 2008. Purtroppo, ragazzi, c'è stato un piccolo salto temporale perché dopo il periodo della morte di Chris Benoit, voi sapete benissimo che nel nostro paese c'è stata una censura totale per quanto riguarda tutto il merchandising, che siano i giocattoli, astucci, penne, quaderni, figurine, carte, riviste, quindi purtroppo non tutte le edicole vendevano la rivista, almeno dalle mie parti gli edicolanti in particolare hanno aderito a questa campagna diffamatoria verso la WWE e si sono rifiutati di rifornirsi delle riviste, quindi io per forza all'epoca ero piccolino o comunque insomma non avevo possibilità di spostarmi, ecco, dal mio quartiere per andare a cercare le riviste perché molte edicole non si rifornivano di proposito. Quindi era una caccia a chi si riforniva ancora di riviste. Quindi purtroppo mi dispiace, ma molti numeri mi mancano tra il 2007 e il 2008. Provvederò a recuperarli il prima possibile, visto che sul web qualcosina si trova. Mi dispiace, perché fosse stato per me li avrei presi tutti i numeri. Però purtroppo voi sapete benissimo nel 2007 che dopo quegli eventi, purtroppo in Italia c'è stato un accanimento alquanto diffamatorio, non dico da parte di chi, però diciamo che c'è stata una censura, ok, per quanto riguarda i prodotti WWE, quindi era difficile trovare gli edicolanti seri e corretti che continuassero a rifornirsi della rivista, anche perché, ragazzi, chi produceva la rivista non aveva colpe, non è che devono pagare loro le colpe per colpa delle censure che fanno, quindi loro, da bravi lavoratori, continuavano a produrre le riviste, però gli edicolanti scorretti, purtroppo decidevano di non rifornirsi di proposito per aderire a questa campagna di diffamazione perché il wrestling di qua, il wrestling di là, quindi purtroppo bisognava fare i salti mortali. Scusate, questa è giusto una piccola parentesi perché sapevo che nei commenti mi avreste chiesto come mai ti mancano tutti quei numeri. Ragazzi, non è colpa mia, qua purtroppo si tratta di persone scorrette che non si rifornivano di proposito. Però veramente vorrei omaggiare i direttori, insomma, chi ha scritto la rivista Tutto Wrestling Magazine, perché grazie a questa rivista, io quando ero piccolo, all'epoca non c'era internet, non era come adesso, grazie a questa rivista qua mi sono fatto una cultura
pazzesca. E gran parte delle cose che so del passato le devo grazie a questa rivista, quindi mi dispiace che purtroppo molti di Colanti all'epoca siano rifiutati di distribuirla dopo gli eventi che sono successi, perché questa rivista non ha colpe, meritava di essere distribuita allo stesso modo di come veniva fatto negli anni d'oro della WWE in Italia. Quindi ragazzi, tanto onore, tanta stima per chi ha contribuito allo sviluppo e alla realizzazione di questa rivista, perché veramente è la rivista di wrestling a cui sono più affezionato e che secondo me è forse la migliore mai prodotta in Italia. Tutto Wrestling Magazine per me era il top, trovavi di tutto, cultura, informazioni, trovavi veramente di tutto, spettacolare. Ci ho trascorso tantissime ore e ancora ad oggi le conservo veramente con grande affetto. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e vi do appuntamento al prossimo video di collezioni a tema WWE, che sarà come sempre domenica prossima. Non vi svelo in anticipo cosa vi mostrerò perché sarà una sorpresa, però vi assicuro che ci saranno ancora vari episodi di questa rubrica. Quindi grazie ancora a tutti e ci vediamo per il prossimo video prestissimo. Ciao!